Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono la Fra e oggi siamo qui per continuare la nostra avventura sulla saga di Kingdom Hearts. Allora, iniziamo facendo una piccola premessa. Chi mi segue sa che sul canale ho già completato due serie su Kingdom Hearts, quindi sono due blind run, era la prima volta che giocavo questi titoli di Kingdom Hearts 1 e Kingdom Hearts Chain of Memories. Entrambi i titoli mi sono piaciuti moltissimo, ma soprattutto Chain of Memories per la trama e i personaggi mi hanno colpito piacevolmente, quindi sono davvero curiosa di andare avanti. Come vedete qui abbiamo la collection per PlayStation 4 che ci propone tutti i titoli contenuti. E se noi dovessimo seguire l'ordine in cui ci vengono proposti i giochi, adesso dovremmo avventurarci in Kingdom Hearts 358/2 Days. Allora, questo titolo è posizionato prima di Kingdom Hearts 2, nonostante in realtà sia stato rilasciato dopo. Kingdom Hearts 2 è un gioco del 2006 uscito per PlayStation 2, mentre Kingdom Hearts 358/2 è un gioco uscito nel 2009 per Nintendo DS. Qui sono contenuti entrambi nella loro versione remastered per PlayStation 4. Il problema che si lega a Kingdom Hearts 358/2 è il fatto che, nonostante sia appunto proposto prima, è stato in realtà pubblicato dopo, quindi siccome io vorrei seguire l'ordine di pubblicazione dei giochi, a costo magari di avere qualche problema nella comprensione della trama, ho deciso di anticipare invece Kingdom Hearts 2 e iniziare oggi con voi questo titolo. Quindi, oltre a voler comunque seguire l'ordine di pubblicazione dei titoli della saga, Kingdom Hearts 358/2 presenta un piccolo problemino, ovvero il fatto che non è giocabile in questa versione, ma è solamente una collezione di cutscene, di filmati che noi dovremo vedere stando tranquillamente seduti come spettatori. Quindi vedremo poi, subito dopo la conclusione di Kingdom Hearts 2, come strutturare questa serie. Adesso, ragazzi, direi che ci possiamo buttare in Kingdom Hearts 2. Io sono molto, molto contenta di giocarlo, non so assolutamente niente di questo titolo, però so che è considerato dai fan della saga e non il migliore in assoluto. Quindi vediamo un po' che cosa ci attende. Facciamolo partire subito. Ci sarà un bel filmato, come al solito. Famoso gelato questo. Ok. Bellissimo, andiamo ragazzi. Facciamo sempre modalità standard, anche se so che comunque questo titolo è molto più semplice rispetto a quelli che abbiamo già completato, quindi sono abbastanza tranquilla. Vibrazione. E andiamo. Scattered dream that's like a far off memory. A far off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours and mine. Queste erano le parole alla fine di Chain of Memory.
Bella questa rappresentazione del castello dell'oblio come una scala chiocciola. Marluxia. You have arrived. I've been to see him. He looks a lot like you. I'm what's left. Or maybe I'm all there ever was. My name is of no importance. What about you? Do you remember your true name? Succede diverse volte nella saga che qualcuno parli, ci sono i sottotitoli ma non si sente. Wow! Give me a break, Kyle. Una... Giving up already? Interferenza. If there are any other worlds out there. Why did we end up on this one? This world has been connected. What? Who's there? Tied to the darkness. Sora, don't ever change. The door has opened. What? You understand nothing. Sora... Questa scena mi avete detto che è molto importante, infatti la ripropongono anche qua. Stava sognando lui? Another dream about him. Crepuscopoli questa. Si riconosce dagli edifici, ma soprattutto dal fatto che c'è sempre il tramonto. Twilight Town.
il primo giorno. Man, doesn't that tick you off? Yeah, that's just wrong. Cypher's gone too far this time. Cypher. I mean, it's true that stuff's been stolen around town, and we've got a score to settle with Cypher and everything. So, if he wants to think we did it, I can't really blame him. See, that's not what really bugs me. What really bugs me is that he's going around telling everybody we're the thieves. Now the whole town and their mothers are treating us like the Klepto Club. Have you ever been this ticked off before in your life? Because I haven't. Nuh-uh. Never. Now, what to do? We could find the real thieves. That would set the record straight. Hey, that sounds fun. What about Cypher? First, we gotta clear our names. Once we find the real culprit, everyone will get off our backs. Oh no! They're gone! Are gone! What? All are gone? Huh? You can't say, why not? But you do understand what I'm saying, right? Our are gone. Stolen. And not just the word. They stole it, too. What kind of thief is that? Cypher could never have pulled that off. Yeah. All right, time for some recon. His heart is returning. Doubtless he'll awaken very soon. Okay. È svenuto. Roxas, come on. Roxas. Da questa parte. Ok. Va bene, qui c'è il tutorial per muoverci. Avvicinati al negozio di armature. Option per verificare qual è il tuo prossimo obiettivo. Va bene. Allora, hanno nominato Cypher, che è un personaggio di Final Fantasy VIII, tra l'altro che a me piaceva un sacco. E questi mi sembrano una specie di banda di ragazzini. Avevano questo covo un po' lasciato andare, così, questa stanza in cui si ritrovano. E Cypher probabilmente è un loro rivale, appunto, che li accusa di aver rubato qualcosa. E loro, per pulire la propria reputazione, quindi adesso devono andare a cercare chi è il vero ladro, così da discolparsi. Se sfiori il fianco di un palazzo mentre stai saltando, ti appenderai al bordo e potrai tirarti su. Ok. Diamo inizio a questa indagine. Per ora loro sono senza nomi. Ciao Roxas. Non ti pensavo capace di una cosa così meschina. Noi non abbiamo rubato proprio niente, chiaro? Vorrei tanto crederti, ma... Chi altro avrebbe potuto rubare quella roba? Quale roba? Come se non lo sapessi, tanto io non te lo dico, ma come? Vai a chiedere al negozio degli accessori. Poi c'è stata questa cosa strana che non riuscivano a dire delle parole. Forza Roxas, chiedi a lei. I comandi di reazione si possono eseguire... Ok, azioni specifiche, triangolo, va bene. Possiamo parlare con tutti però. E se ti imbatti in posti interessanti, controllali, perché potrebbero nascondere informazioni importanti. Ok. Posso parlare anche con... Per comprare oggetti servono i money. Se sei a corto di spiccioli, controlla qui la bacheca degli annunci di lavoro. Help wanted.
Però non si può adesso. Qui c'è un altro personaggio. L'organizzazione del torneo Struggle spreme la manovalanza a fondo. Appendere i manifesti è faticoso e l'area del tram è enorme. Parliamo? Ciao Roxas. Ok, usali spesso, va bene. Oh, sei Roxas, ti prego, non deludermi. Sei sempre stato uno dei miei clienti preferiti. Io non sono un ladro. Va bene. Non è divertente sapere che tutti sospettano di me. Allora devi trovare un modo per scagionarti. Anche la signora del negozio di caramelle è molto dispiaciuta. Neanche incolpano loro, incolpano proprio Roxas. Hai visto il mio gatto da qualche parte? Era proprio lì. Muovi la telecamera con la levetta destra, R3 per far tornare... Ok. R1 per agganciare un bersaglio. Gatto. Ok. Grazie, Roxas. È stato facile. Hanno rubato qualcosa anche a lei? Oh cielo, sì, una cosa molto importante. Beh, per sua informazione non siamo stati noi. Ti credo. Grazie per la fiducia. Che cosa le hanno rubato? Le mie preziose? Sembra che colpevole vada in giro a rubare. Loro non lo sentono, ma lo capiscono. E non solo le... ma anche la parola? Sembra un indovinello. Questo non è un ladro comune. Chissà se Seifer sa niente di questa storia. Dobbiamo parlare con lui. Andiamo al ring di sabbia. Ok. È un inizio un po' strano. Molto strano. Thieves. That was low, you know? Oh, yeah? Nice comeback there, Blondie. What'd you say? You can give us back the... now. Yeah, you're the only ones who would take it, you know? That was undeniable proof that we totally owned you, lamers. So what did you do? Burn it? Huh, not that we need some to prove that you're losers. Replay. Now you're talking. I guess if you get on your knees and beg, maybe I'll let it slide. Roxas! Che cosa? Oh! Questo assomiglia ad uno scettro che ti consente di lanciare attacchi speciali. No! Voglio un'altra arma. Oddio, stiamo facendo la scelta. Questa è un'impugnatura protettiva, ti difenderà dagli attacchi nemici. Praticamente lo scudo. No, voglio un'altra arma. È una scelta uguale a quella iniziale di Kingdom Hearts 1. Nella... allora, una mazza usata nei tornei Struggle. È leggera e facile da usare. Allora, aspettate. C'è la mazza, praticamente lo scudo e lo scettro. Fossi in te, sceglierei l'arma al centro. Seifer deve pagare. Osserva il tuo avversario. Quando passa la guardia, colpiscilo. L'arma a destra non è male. È accettata anche nel torneo Struggle, quindi dovrebbe essere facile da usare. Sì, è quella per principianti, diciamo. Noi prenderemo questa, ovviamente, la mazza. Il tuo morale è cresciuto. Attacco più uno. Roxas, focus! Allora, la verde... la barra verde in basso a destra indica il tuo HP, va bene. La barra blu invece
gli MP. Cela un potere misterioso che non puoi ancora usare. Va bene. X per attaccare. Ecco fatto. Dopo aver colpito un nemico, continua ad attaccarlo per effettuare potenti combo. Dobbiamo menarlo? Quit playing around and fight. Neo, loser. Agganciamo. Ok. È sempre bello picchiare Cypher. Aia. Cavolo però. Così gli rompiamo la guardia. Ok. Cypher's not feeling so hot, you know? Lo proteggono subito. Wow. What was that? The thief? Mi ha rubato la macchina fotografica. Ma cos'è? È un Heartless. Non posso agganciarlo. Credo che lo dobbiamo solo seguire. La vecchia villa? Ma noi siamo già stati qua. Questo qua è il posto dove abbiamo affrontato Vexen in Chain of Memory, mi sembra. È la prima boss fight. Siamo per qui per voi, mio signore. Eh? Nemico misterioso, non ci dice il suo nome, che cos'è? Occhio! È un Heartless, non possiamo colpirlo! Non possiamo colpirlo, non fa niente, oddio! Ah, possiamo aggirare? È una schivata, gira. Keyblade. What is this thing? Gli è apparso in mano il Keyblade. Con questo lo possiamo colpire? Vediamo. Io faccio a gira, gli vado di spalle. Bellissima questa cosa. Ah, è già morto. Ok, le sfere. Le sfere gialle sono Manny, quelli verdi ripristinano gli HP. Sparito. What's this? I was his first customer after he took over the shop. So we took a picture together. It's a really nice photo. Oh. Hey, you just said photo. So, Roxas, tell us about the picture thief. Not much to say. The pictures were just lying there. Then how do we prove we weren't the ones who took them? It's a girl. You look happy, Roxas. Do not. So, like, anybody else notice that all the stolen pictures are of Roxas? Oh, so that's why everyone thought it was us. And Cypher didn't go around accusing us after all. Are they really all of me? Yep. See? Look. Right, every single one. Wouldn't it be weird if the thief wanted to steal the real Roxas or something? Come on, get serious.
Why would anyone want to steal a bonehead like Roxas? Oh, thanks. Where am I? Who's there? Who are you? Restoration at 12%. Reintegrazione. Organization miscreants. They found us. But why would the nobody steal photographs? Both are nothing but data to them. The fools could never tell the difference. We are running out of time. Namine must make haste. They will come at you out of nowhere, as long as you continue to wield the Keyblade. Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel. Sora, go with them, especially if you want to find your friends. Name's Goofy. I'm Sora. I'll go with you guys. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's right. The Keyblade. So, this is the key. But the boy is a problem. He found one of the keyholes. Ok. Altri ricordi? Di Kingdom Hearts 1. A Keyblade? Si ricorda? Ok. Sa che cos'è adesso il Keyblade. Questa è la sua stanza. È piena di stelle e lune, avete visto? Dappertutto. A Keyblade. What was that about? Oh! Sorry about that. Thanks. Do you guys think we'll always be together like this? I sure hope so. Huh? Where did that come from? Just thinking out loud. Well, I doubt we could be together forever. But isn't that what growing up's all about? What's important isn't how often we see each other, but how often we think about each other. Right? Get that off a fortune cookie? That's it. No more ice cream for you. Man, today's turning out to be a drag. Maybe because of yesterday's memory thief. Nuh-uh. You know what it is? We don't want summer vacation to be over, that's all. So, how about this? We all go to the beach! Why do we go to the beach? Because we haven't gone once this entire vacation. Blue seas, blue skies. Let's just get on the train and go. No? Oh, come on. Che entusiasmo. Maybe you forgot, but we're broke. Maybe you forgot I'm smart. Ah, si può salvare.
Bene, salviamo. Ok, siamo a Il Ritrovo. Va bene, ripristinano gli HP. Muoviti, Roxas. Andiamo. Andiamo in via del mercato. Lui rimane sempre indietro. Vai, Roxas. Mappa di Crepuscopoli. Ecco. Ah, ci sono le indicazioni. Questo è Struggle, che è il torneo di Struggle ab inizio. Questo? Portare i rifiuti presso il deposito dell'area tram. Va bene. Oh mio Dio. Escape! Che bello! Era da questa parte che dovevo andare, sì. Allo skateboard. Just 2 days to go. You and I have to make the finals. That way, no matter who wins, the four of us split the prize. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get him. It's a promise. Okay. Forza, mettiamoci al lavoro. Un biglietto per la spiaggia costa 900 manni. Quanto fa per 4? 3600. Più 300 a testa da spendere là. Quant'è in totale? 1200 manni, 4800 in totale. Da spendere in cosa? In ciambelle, che domande, che altro c'è là? Beh, ci sono sempre le angurie. Troppo care, costano tipo 2000 a luna. Ma... vada per le ciambelle. Beh, come siamo messi? Ci servono 4800 manni in totale, ma abbiamo solo 800, 650, 150. Ok, 1600, ce ne servono altri 3200. Andiamo a cercarci qualche lavoretto per rimediare un po' di soldi. Dobbiamo guadagnare 800 mani a testa prima che parta il treno. Ok. Ci vediamo alla stazione, soldi in mano. Non aveva detto di avere la situazione sotto controllo? Non importa, quelle ciambelle sono troppo invitanti. Ok. Il menu principale premendo... vediamo. Ah ok, stato. C'è il livello, l'esperienza, HP, MP, AP. Siamo proprio all'inizio, il diario. Heiner ha detto che dovremmo fare dei lavoretti per guadagnare i manni che ci servono per poter andare al mare. Solo questo per adesso. Vediamo ragazzi, allora. Cercasi aiutante. Cercasi ragazzo volenteroso per consegna di posta. Accettiamo. Dobbiamo fare 800 manni. Consegna tutte le lettere. C'è il piccione. Con lo skateboard. Ok. Oh. Ma fa anche i trick. Oh, al piccione devo consegnare. Questo? Ha già finito. Ok. Niente male. Ah, ci ha pagato 30. Lo sposta pesi. Cercasi giovane prestante per il trasporto di vario materiale.
Proviamoli tutti, ragazzi. Dobbiamo giocarci più volte perché dobbiamo fare un sacco di soldi. Spingi il carico con un'arma. Se lo spingi al momento giusto, lo sposterai più in fretta. Fa attenzione. Ok. Ops. Oh, ma è difficile. No, questo non deve succedere, credo. Non riesco. Oh mio Dio, no, un incubo. Ecco, 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 ecco. La dobbiamo spingere dentro il garage. No, ma ci vuole un sacco di tempo. Ci pagherà bene? Potresti metterci un po' più di impegno? 10, no. Esibizionista. Sto cercando qualcuno capace di intrattenere un pubblico. Aiuto. Subisci la folla. Non far cadere mai il pallone. Andata male. Ecco così. Il segreto è saltare. No! No, no! Sta andando bene. Oh mio Dio. Allora ragazzi, questo inizio di Kingdom Hearts 2 è un po' scioccante in realtà. Prima di tutto non siamo con i nostri personaggi soliti, quindi scombussola un po'. C'è un sacco di mistero, un sacco di cose che non capisco. Ehi, sei il migliore. 50 manni. E niente, sono questi. Niente, dobbiamo fare i soldi, ragazzi. Adesso quanti ne abbiamo per capire? 240. Niente, dobbiamo... Questo mi sembra il più facile. Facciamo un po' di volte. Cosa facciamo? Praticamente il gioco ci obbliga a farli questi minigiochi. Ora non so... Forse dovremmo provare a andare in giro per la città. Però in teoria il nostro obiettivo è fare soldi. Ok, facciamo così un po' di volte. Lo so che non è bellissimo, eh. Però così facciamo davvero in fretta. 50 per volta. Ah, qui abbiamo... Abbiamo lo skateboard. No, non abbiamo ancora sufficienti soldi, eh? No, non bastano. Ma i muni non sono mai abbastanza. Ok. Però forse... Ne abbiamo circa metà di quelli che dovremmo avere. È bellissimo comunque poter andare in giro con questo, ragazzi. Di qua invece cosa c'è? L'area del tram. Questa sono gli stessi? No? Cerca se una persona svelta per attaccare dei manifesti nelle aree specifiche. Ce ne sono altri. Attacca tutti i manifesti, cerca i posti adatti e premi triangolo. Oddio no. Ok. 20, ma tantissimo. Non abbiamo neanche lo skateboard. Andiamo, eh. Magari ci paga benissimo, allora. Due e tre. Qui.
Ho visto che ne abbiamo lasciati indietro, eh. No, ma ci vuole una vita. Ah, non dobbiamo attaccarli tutti, dobbiamo attaccarne solo 20, ok. A 100. Acchiappa api. Ragazzi, facciamo un'altra volta questo, scusate. Allora, ragazzi, mentre continuo a attaccare i volantini nella speranza di fare questi soldi, vorrei parlare un po' di quello che abbiamo visto, però in realtà faccio davvero fatica. Chi come me non conosce la trama di Kingdom Hearts 2 o comunque della saga in generale sicuramente mi capisce. Chi invece probabilmente ha giocato più volte i titoli, ormai la conosce molto bene nelle sue varie sfaccettature, se la starà ridendo, però è davvero volutamente difficile da comprendere. Sto davvero facendo fatica a capire i dialoghi in generale, anche perché non ho modo di contestualizzarli, nel senso che, ok, adesso noi stiamo interpretando Roxas, questo personaggio... non sappiamo praticamente nulla su di lui. Abbiamo solo visto che ha dei ricordi degli eventi di... degli eventi di Kingdom Hearts 1. Però, a differenza di come succedeva con Namine, lui non è che si vede partecipe di questi eventi, vede proprio gli eventi come da uno spettatore esterno. Sono stata molto contenta di vedere che c'è Namine, l'abbiamo riconosciuta, e poi abbiamo visto Kairi cresciuta parecchio, quindi c'è stato un time skip, sono cresciuti i protagonisti. Fantastico, ti sono in debito, vai, spara i soldi, certo. Poi abbiamo visto alcuni membri dell'organizzazione incappucciati che parlavano tra di loro con questa cosa molto strana del fatto che uno dei due parlava però senza voce, come se fosse una specie di voce della mente, non so, come succedeva nel tutorial di Kingdom Hearts 1, succedeva anche là e anche in Chain of Memory è successo in alcune occasioni, però dicevano delle cose, a parte che erano completamente tirate fuori da un contesto, quindi impossibili da cogliere fino in fondo, e poi volutamente ambigue e criptiche. Per esempio, anche solo il fatto che noi adesso siamo a Crepuscopoli. Crepuscopoli era la città che veniva introdotta in Chain of Memory e ci veniva presentata come la città, praticamente la carta che veniva estratta dall'altro lato del cuore di Sora. Però Kingdom Hearts 1, per dire, non la visitavamo, non faceva parte di quell'esperienza. Capite perché mi confonde? Adesso devo dire che ci sono alcuni elementi che mi stanno ricordando parecchio l'inizio di Kingdom Hearts 1. Prima di tutto il fatto che abbiamo questo gruppo di amici, sembra tutto molto felice e spensierato. In più abbiamo fatto la scelta di dover scegliere la nostra arma, quindi lo scettro per la magia, lo scudo per la difesa o la mazza per l'attacco. E poi appunto c'è questo ragazzo che non mi ricordo come si chiama, che ha il desiderio di andare al mare. Mi ha ricordato un po', insomma, la voglia di esplorazione di Riku, il fatto che in Kingdom Hearts 1 dovevamo recuperare tutto quello che ci serviva per la nostra partenza con la zattera, e invece qui dobbiamo fare i soldi per prendere il treno. Comunque c'è un certo parallelismo, fa presagire un'avventura. Ecco, facciamo ancora un po' questo. Magari sto sbagliando, non serviva davvero prendere i soldi, perché quello che ci ha detto prima mi ha un po' lasciato il dubbio, però vabbè. Non ho capito perché dobbiamo consegnare le lettere ai piccioni. Beh, ne abbiamo 840, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Einer si chiama. Va bene, andiamoci. Andiamo da Einer. Andremo al mare? Carino, mi piace molto questo personaggio.
Ottimo lavoro, Roxas. I munni non sono mai abbastanza. Basta, ho lavorato anche troppo, è vero. Sei leggermente più abile. Up più uno. Tutti presenti all'appello? Quanto abbiamo? Vediamo. Io ho solo questo. Ottimo lavoro, Roxas. Ma che reazione hanno avuto? Sapevo che ce l'avresti fatta. Nice work, everyone. Added to what we started with, we now have... Ta-da! 5,000 money! Sweet! Let's get tickets. We can't be together forever, so we'd better make the time we do have something to remember. Huh? Gotcha! Aiuto? Ci stavo ancora pensando, quella frase. Un borsellino fatto a mano. Contiene 5.000 sudatissimi money. Whoa! Ancora? Huh? Ah! What? Roxas! 3 minutes! Ok. L'ha vista in faccia? Four students! Roxas, the money! Wait! No! Huh? He took it! Where are you going? Remember when I fell? I had the money before that. I bet that guy took it. Guy? He couldn't have gotten too... far. What are you talking about? There was no guy. Huh? Non l'hanno visto. There wasn't? Really? Oh boy. There wasn't anyone... there? Beh, l'hanno presa anche bene e ha perso tutti i soldi. Oddio. It's melting. Sorry. Cheer up already. That was definitely weird though. Strange. You said it. Can you feel Sora? Can you feel Sora? Ah, non aveva visto in faccia, gli aveva detto che... Restoration at 28%. Namine. Non si era sentito. Hurry. Ok, qui c'è lo zampino di Namine. Is it really that hard to make a peach? We'd be giving the enemy another entry point. And this? We can always buy some sea salt ice cream. Schifo, però. Noi l'avevamo incontrato alla fine di... Objects from that town must be kept out of the real world. You can delete that. Ma Crepuscopoli non è il mondo reale. As the keybearer, you must already know. One must not meddle in the affairs of other worlds. So many places I want to see. I know I'll get there someday. Thus, I do hereby dub the junior heroes. Hey, what do you mean, junior heroes? You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. I wish for your freedom, Genie. Si ricordano anche tutte le avventure dei vari mondi. Sally, why didn't I listen to you? Don't feel bad. Qui abbiamo a che fare con ricordi. We'll come up with another plan for Halloween. È ovvio che c'entra Namine in qualche modo. Next time we'll do it together. Power! I am Mushu. Or are you too cool to play them now that you have the Keyblade? Riku? What are you doing here? Did you find her? I still can't believe it.
It really flew. Wait till I tell Kai. I wonder if she'll believe me. Probably not. Il nome di Kairi si interrompe sempre. I'm searching too. For your light? Don't lose sight of it. Sora, where are you going? I'm gonna go look for my friends. They're waiting for me. Well, where are Donald and Goofy? Instead of worrying about them, you should be asking about her. Who are you? Questo dovrebbe essere Sora che si è dimenticato di Namine. Huh? Oddio. Il terzo giorno. Quel mosaico comunque c'era anche in Kingdom Hearts 1, me lo ricordo. Incontriamoci alla stazione. Oggi andremo in spiaggia e non preoccuparti per i manni, Einar. Ok, allora ragazzi, la tentazione di andare avanti è forte, però considerando tutti... i filmati che ci sono stati, direi che ci dobbiamo fermare. Allora, per adesso non mi sento di fare grandi considerazioni. Ho provato a ragionare con voi, però è davvero complicato. Il divano preferito di Pense e Olette. Si chiamano così allora. Benvenuti a Crepuscopoli. Allora, è davvero particolare come inizio. So che molti giocatori erano rimasti un po' spiazzati, un po' alla Raiden, no? Perché ci troviamo con un personaggio che non è Sora. E questa cosa sconvolge generalmente, perché ci si affeziona inevitabilmente ai protagonisti. Anche se sapete che a me Sora per adesso non è che sia simpaticissimo. Siamo in un'ambientazione diversa, in un contesto diverso. Quindi può lasciare un po' scioccati, però c'è qualcosa di molto intrigante che fa capire che c'è qualcosa sotto che presto scopriremo. Io direi che ci dobbiamo fermare qua. Spero siate contenti di affrontare insieme questo titolo. Fatemi sapere se lo avete già giocato oppure se lo state scoprendo con me, perché è una cosa che mi piace molto sapere, insomma, se sono circondata da persone che già sanno o da persone in blind run come me. Guarda che bello il cielo e il sole, Crepuscopoli proprio di fatto. Mi domando se ci sarà un qualcosa di trama legato al tramonto, perché comunque anche in copertina e nel menu iniziale c'erano queste nuvole al tramonto con Sora e Roxas che mangiavano il gelato. Tra l'altro quello è il gelato di sale di mare, che in realtà sarebbe un ghiacciolo, non un gelato però. Gelato salmastro in italiano, mi sembra. Mi fa un po' schifo pensarci. Comunque niente ragazzi, allora l'appuntamento sarà settimanale, ce la prenderemo un po' comoda e scopriremo insieme Kingdom Hearts 2. Sono molto contenta di condividere questa esperienza con voi. Ci vediamo la settimana prossima con il secondo episodio. Grazie, ciao a tutti.